anche a Pesaro migliaia di studenti in piazza per il Fridays for Future, lo sciopero mondiale a tutela dell'ambiente. Tre cortei sono partiti dagli istituti scolastici, dal Cecchi, dal Liceo Scientifico Marconi e dall'Istituto Alberghiero Santa Marta e Branca. Poi con cartelli, striscioni e slogan si sono riuniti in Piazza del Popolo. Qui sono intervenuti tanti studenti esponendo le proprie motivazioni con cori e interventi precisi che hanno messo in evidenza le motivazioni di questa manifestazione. Chi pensa di non dover affrontare questo problema perché noi non ci saremo più, sbaglia, perché noi in realtà ci saremo, noi siamo la generazione del futuro. Tu in particolare hai parlato anche di carne, consumo della carne, perché? Perché molti non lo sanno, molti attribuiscono il problema dell'inquinamento soltanto ai trasporti, quando in realtà non è così. Infatti il 50%, come dicevo prima, dell'aria è inquinata per colpa di allevamenti intensivi di bestiame, soprattutto negli Stati Uniti e nell'America del Sud. E questo è un bel problema perché significa mancanza di informazione, che io penso sia una delle cose più importanti e una delle cose che mancano davvero nella società di oggi. Cosa vi ha spinto a partecipare a questa giornata? Ma semplicemente vedere tutti questi dati statistici che ci dicono che la Terra sta volgendo al termine. Molti dicono che la prossima terza guerra mondiale, si spera di no, sarà frutto dell'acqua, cioè non ci sarà abbastanza acqua per tutti, e questa cosa è preoccupante. L'idea di aderire a questa manifestazione mondiale è partita proprio dall'Istituto Cecchi, perché? È iniziato tutto perché un professore è entrato in classe e ha iniziato a parlare di questa situazione, e comunque ribadendo che quasi nessuno avrebbe preso l'iniziativa, perché per i soliti discorsi che fanno i professori agli alunni. Io e i miei due compagni ci siamo guardati e abbiamo detto: bisogna fare qualcosa. E allora, molto quasi per scherzo, abbiamo preparato un PowerPoint e siamo andati a parlare al microfono al Cineforum della scuola. Eravamo convinti di prenderci insulti, che comunque nessuno avrebbe mai aderito, invece non è stato così. Piano piano mi ha chiamato al tavolo studenti di Pesaro il giorno dopo e abbiamo iniziato a spiegare le problematiche e l'iniziativa. Piano piano abbiamo iniziato a vederci anche magari di sera, al pomeriggio di più, e siamo riusciti ad organizzare tutta questa cosa qua. Cioè, per me è veramente una soddisfazione immensa, perché io sono il primo a dire che magari, no che non me ne fregava niente, però non era il mio primo problema, ma in questi incontri abbiamo anche studiato le situazioni, ci siamo informati di più e non si può continuare così, perché ci stanno rubando il futuro. Molti infatti pensano che sia solo un'occasione per non andare a scuola e perdere un giorno. Cosa rispondete? Noi abbiamo risposto con delle frasi semplici. Se una persona non sa di cosa si tratta e non sa di cosa si parla, può anche stare a casa o andare a scuola, anzi deve andare a scuola. Io sono passato nelle classi del liceo classico a fare informazione tra le classi, appunto, per cercare di rendere coscienti gli alunni di quello per cui stavano andando a manifestare. Ho detto chiaramente che era importante informarsi, perché l'ignoranza e l'ipocrisia erano escluse ed erano bandite nella nostra manifestazione. Abbiamo infatti cercato, anche tramite dei volontari, di raccogliere tutti i rifiuti che sono caduti a terra durante questa manifestazione. E anche se abbiamo cercato di combattere questo tipo di ipocrisia, siamo arrivati a raccogliere 4 sacchi di spazzatura. Al microfono, davanti a tutti i ragazzi, hai messo in evidenza, evidenziato che questa manifestazione è apolitica, apartitica. Perché? Perché il cambiamento climatico è un problema che coinvolge tutti, dal primo all'ultimo. Citando De André, anche se vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. Non possiamo pensare che questo problema non ci riguardi. E il problema vero però è che tutta la classe politica, tutta, dal primo all'ultimo, non si rende conto di quanto sia importante questa questione. Quindi noi non ci scagliamo contro quel particolare partito politico, contro quell'esponente specifico. Noi ci scagliamo contro tutti, perché in questi ultimi anni, negli ultimi decenni, nessuno ha fatto nulla per arginare il problema del cambiamento climatico. E sappiamo qual è la situazione reale da anni, da decenni, dagli anni 70-60 al minimo. Eppure, inerzia più totale.